e sempre qui da Prossima, fermata Liscio, io sono con altri due grandi artisti che vengono addirittura da Senigallia. Guardate quanti artisti ha radunato questo grande evento di due giorni, Muovete qui a Faenza. Sono due grandi maestri di jive e io sono qui con Marco e Diana, direttamente dal Jamboree Summer Festival. Ciao ragazzi. Salve, salve, ciao a tutti. Ciao. Allora, è un piacere avervi qui, bellissima questa apertura che non è soltanto latinoamericano ma è anche boogie. Qual è stato lo stage di oggi che avete fatto e come vi siete trovati? Allora, ci siamo trovati molto bene, l'esperienza in effetti è molto bella perché questa unione di balli è una cosa meravigliosa, è una cosa a cui noi teniamo, e noi quest'oggi abbiamo fatto uno stage, abbiamo fatto due ore diverse seguendo i ballerini, però sul jive, non sul boogie, che è una cosa completamente diversa, molto facile, è un ballo degli anni 40 a cui tutti si possono avvicinare. Dice, lo dice così perché prima dietro le telecamere dicevo che non so fare a ballare nulla, e quindi secondo me il jive, già il nome mi sembra sia difficilissimo, invece lei mi diceva no, Tizi, puoi farlo anche tu. Esatto, esatto, lo potete fare tutti, ci dovete provare tutti, è molto facile. Da quanti anni è che fate questa disciplina? Come è nata la vostra passione per questo tipo di ballo? La mia passione è nata dai ricordi sinceramente dei genitori, e mi sono avvicinata a questo ballo tramite degli amici oltre 30 anni fa. Poi ho trascinato Marco, che è mio marito, da 20 anni a questa parte, e insieme a me... Non mi ha costretto. Sei andato liberamente. Sì, sì, liberamente, liberamente. E ti è pure piaciuto? Come no? Sì, sì, ma infatti me lo sono ritrovato, ho conosciuto questa persona al di fuori anche del ballo, ma mi sono ritrovato un pacchetto già pronto, con una persona già pronta, quindi è andata molto bene. Allora, vedete, continuano ad esserci delle testimonianze di quello che vi ripeto sempre, che il ballo fa bene, oltre che a tonificarvi, unisce, fa nascere relazioni, consolida amicizie, guardate che si trova anche l'amore. E una cosa fondamentale che ha detto ora Diana è che non importa l'età che avete, cominciate che fa bene. Esatto, esatto, cominciate, fa benissimo, fa soprattutto bene alla mente, perché libera la mente, dà leggerezza, è proprio una cosa, un amore che aiuta molto. Allora, io so che loro vengono dal Jamboree Summer Festival e voi che siete di là dallo schermo sapete perfettamente di che cosa parlo. È un evento, è un'istituzione, un appuntamento annuale al quale non si può mancare. Una città che si trasforma in suoni, colori, musica, si balla in spiaggia, è un fiume di costumi colorati che ballano di tutto, poi perché non c'è soltanto il boogie, ci sono tante altre forme. Esatto, esatto, è proprio una città che balla, hai detto proprio bene, la città in colore che balla, quella è proprio l'espressione giusta. Allora, se vi volessero seguire, venire a trovare per magari fare un po' di corsi con voi, i vostri social, come vi trovano? A noi ci trovano tramite la Old Swing School, scusate la stanchezza del pomeriggio, e tramite Sauro dell'Olio ci possono trovare, oppure ci dovete trovare tramite la nostra pagina Facebook, Diana e Marco Jive. Perfetto, allora io ringrazio tantissimo Diana e Marco di essere stati con noi, li lascio liberi perché sono stanchi e quindi giustamente devono andare a riposarsi, però grazie di essere stati qui con noi e di averci regalato un po' della vostra passione. Grazie a voi, è stato un bellissimo pomeriggio, grazie. Grazie a voi, ciao.